È un cane di taglia medio grande, armonioso, ben proporzionato, unico tra i bovari svizzeri ad avere pelo semilungo, causa principale della sua grande popolarità. La testa è corta e massiccia, gli occhi scuri con sguardo vivace, le orecchie a forma di V ricadono ai lati del cranio, gli arti robusti e muscolosi sono in perfetto piombo, la coda è naturalmente cadente, ricoperta di peli lunghi, origini come tutti i molossoidi deriva dal molosso tibetano adottato dagli antichi romani e poi diffusi in Europa al seguito delle legioni. Da questo cane si sviluppa il cane da pastore svizzero definito cane delle capanne, assai pesante, che sicuramente all'origine dei nostri attuali bovari. La storia più recente ha visto la diffusione di tipi leggermente diversi a seconda della regione geografica, da cui ogni razza prende il nome, escluso il grande bovaro svizzero che deve invece il suo nome al professor Albert Heim. Attitudini, tutti i bovari svizzeri sono stati chiamati così solo per comodità, ma in realtà sono stati utilizzati per usi molteplici, dalla condotta delle mandrie alla guardia della casa e al traino. Oggi, specie nel loro paese, sono usati anche come cani guida per non vedenti e come cani per la protezione civile. Per questo sono classificati tra i cani da utilità, anziché insieme ai pastori e agli altri bovari. Il carattere è piuttosto forte ma tranquillo, ma inutilmente aggressivo, molto amabile, se non devono svolgere la funzione di guardiani per la quale sono molto portati. Sono amichevoli con tutti, hanno un istinto predatorio assai limitato. Probabilmente i contadini svizzeri selezionavano solo cani che non attaccassero galline, gatti e conigli. Nonostante sia il più bello esteticamente, non è il più docile dei bovari svizzeri. Prezzo, il prezzo di un cucciolo di bovaro del bernese non va solitamente molto lontano dalle 1000 euro, se non di più. Essendo un cane abbastanza delicato, è importante avere molte certezze sul suo stato di salute, sulla sua condizione fisica. Quando ne prendiamo un cucciolo, a parte i pedigree e i documenti, anche da mantenere il bovaro del bernese non è economico. Mangia parecchie, può aver bisogno di visite per i guai che combina mangiando cose che non dovrebbe. Inoltre una toelettatura ogni 6 mesi da chi di dovere, dato il pelo.